Milano continua la sua battaglia contro la povertà e la diseguaglianza alimentare. Lo fa grazie all'inaugurazione di un nuovo hub antispreco di quartiere. Dopo Piazzale Selinunte, inaugurato lo scorso giugno, questa volta è il turno di Viale Monza, presso la sede dell'Off Campus Nolo, del Politecnico di Milano. Si tratta del secondo dei tre hub finanziati dal Comune con i fondi assegnati, ancora nel 2021, dalla prima edizione dell'Earthshot Prize, il prestigioso riconoscimento internazionale voluto e finanziato dal principe William d'Inghilterra e dedicato alle migliori soluzioni per proteggere l'ambiente. Avevamo promesso che avremmo continuato a lavorare sul progetto degli hub per il contrasto allo spreco alimentare, lo stiamo facendo, utilizziamo il premio che l'Earthshot Prize ci ha affidato e arriviamo oggi a 7, fra l'altro con quella attenzione a far sì che non semplicemente sia replicato un modello standard, ma in ogni contesto si trovi la forma più adatta per rispondere alle esigenze e anche per dare una risposta a quelle che sono le tante attenzioni che oggi la città ci chiede. Qua ci sono tante realtà diverse, un privato sociale che si allea con il pubblico e credo una bella scommessa sulla quale stiamo tutti quanto investendo. L'Hub Loreto del Municipio 2 avrà la particolarità di essere il primo diffuso nel quartiere, poiché sarà in realtà distribuito su tre centri, l'Off Campus di Viale Monza appunto, ma anche la parrocchia Santa Maria Assunta in Piazza Anelli a Turro e il centro Terza Settimana in Via Leoncavallo. A coordinare le attività sarà Comincoop Sociale insieme a diverse associazioni.